Allora, noi abbiamo qui davanti un passo che secondo me è fondamentale. E io questa catechesi, questa cosa che vi sto per dire adesso, e in un quarticello, spero di cavarmela, è la prima cosa che io mi sono preparato. Quando sono usciti i tre temi della GMG, delle catechesi, più i due che abbiamo aggiunto, questa è stata la prima cosa che mi sono preparato, perché l'ho sentita come la più urgente e la più radicale. È la più decisiva. E la più decisiva quando si parla di missionarietà è essere dei discepoli. Cioè noi convertiamo e annunciamo per attrazione. È il bello di ciò che noi viviamo che deve attrarre, fondamentalmente. Poi chiaramente facciamo delle attività, organizziamo, tutto quello che volete. Però, ripeto, ve l'ho detto già il primo giorno, il secondo giorno ad Ancona, noi evangelizziamo per attrazione, perché la nostra persona, la nostra pace, quello che noi siamo capaci di vivere, come questi due a due che andavano, è quello che attrae la bellezza interiore, la pace, l'armonia che uno riesce a comunicare. E d'altronde Paolo VI nel 73 disse una cosa che è ripetuta, citatissima, io la cito ancora. Il documento Evangelii Nuntiandi numero 41, l'uomo contemporaneo ascolta più volentieri i testimoni che i maestri, e si ascolta i maestri, li ascolta perché sono anzitutto testimoni. Questo lo diceva nel 73, ma voi vi rendete conto quanto questa cosa sia ancora più vera adesso, nel 2013, che siamo già 30 anni dopo. 40. 40, sì, 40 anni dopo. Ragazzi, guardiamo un attimino questo Papa di cui tutti parlano. Aprite il giornale, non c'è un giorno in cui un quotidiano non parli di Papa Francesco. Concretamente, cosa ha fatto? Sì, ha fatto dei gesti molto belli, ma con quei piccoli gesti è stato nell'attenzione di tutti. Io non credo che usare le scarpe nere piuttosto che le scarpe rosse avrà risparmiato chissà quanti soldi, come vivere a Santa Marta anziché nell'ufficio papale dove stavano tutti i papi. Eppure quei piccoli gesti di semplicità che ha scelto sono delle urla per il mondo, e il mondo aveva bisogno di questo. Cioè, a volte bastano piccoli gesti per testimoniare. Vi racconto questa esperienza. Io, ai primi tempi che ero frate, noi in convento chiaramente si dice sempre la preghiera, no? Prima dei pasti. Quando sono tornato a casa per la prima volta in vacanza, mi sono trovato un po' in imbarazzo perché a casa mia non si è mai pregato. E dico, adesso a pranzo che faccio? Faccio l'ipocrita che faccio finta di niente? Allora ho detto, no, faccio un segno di croce, ma vi assicuro che mi è costato. Cioè, provate, voi siete in una pizzeria, siete a casa vostra, prima di mangiare, senza dire una preghiera, senza a farvi già un segno di croce, vi renderete conto quanto vi costa. Sono delle piccole cose che sembrano, ma testimoniano un'esperienza e testimoniano un voler fare una scelta di vita. Il mondo ha più bisogno di testimoni che di maestri. Tutti si spacciano per maestri. Se voi guardate, tutti hanno da insegnarci qualche cosa. Ma la gente va dietro ai maestri, va dietro ai testimoni. La gente va dietro ai testimoni. Io ho dei miei anni di teologia. Ricordo qualche lettura, qualche libro che ho letto e ricordo qualche buon insegnamento di qualche professore. In particolare vi vorrei citare un mio professore della diocesi di Macerata, Don Benedetto Testa. A dire il vero un po' noiosetto quando spiegava. Però mi ricordo due cose di lui, noiosetto forte. Due cose di lui ci diceva. Lui diceva, ragazzi, di tutti i libri di teologia che sono stati scritti, se ne potrebbero salvare 10. Ma un'altra cosa mi colpì ancora di più. Lui diceva, cos'è la missione? La missione fondamentalmente è vivere l'esperienza cristiana in mezzo ad altri. Guardate che fino adesso di tutte le definizioni, di tutti i modi di concepire la missione, mi sembra quella più sintetica e quella più valida, confermata dalla mia esperienza in Benin. Quello che fondamentalmente è annuncio e missionarietà è vivere la tua esperienza, il tuo Signore, rendertelo presente con la tua vita,
Questa è la missione ed è questo che è convincente. Cioè tu devi attrarre, cioè tu devi con la tua vita, essendo discepolo come questi che due a due andavano a preparare il cammino a Gesù, predisporre a un incontro personale con chi ti incontra. Cioè io devo essere strumento tra te e quel Signore al quale mi rivolgo in maniera tale che tu, vedendo a me, sei invogliato anche tu a andare dietro a quella persona. Vi racconto cosa ho visto in una parrocchia, mi sa che l'ho già citato l'esempio, ma non importa, in una parrocchia lì a Cotonou c'era una signora dietro un angolo che stava, che faceva tutti questi gesti. E dico, ma con chi litiga questa qua? Poi giro l'angolo e c'era la statua del Sacro Cuore di Gesù, no? Oh ragazzi, ma io vi assicuro che avevo tutta l'impressione che questa qua stava parlando con una persona, stava litigando con una persona, perché proprio aveva tutti i caratteri di una che dialoga e litiga. Ecco, noi dobbiamo dare questa impressione di essere persone che stanno sempre alla presenza di un altro. Dobbiamo testimoniare questo, cioè persone che vivono sempre alla presenza di un altro e che trasmettono questo altro. Sempre riguardo alla missione, quando ho vissuto, e guardate, le cose si comunicano non con le parole, con la vita. Sapete che in terra di missione in Africa, ma questo è un problema delle nostre circoscrizioni anche in Italia per noi frati, non c'è nessuno disposto a stare nei luoghi di formazione. Noi abbiamo un grosso problema in Benin, ma non è solo in Benin, non c'è nessun frate che ha voglia di stare nei luoghi di formazione. Perché? Perché tu quando stai in parrocchia, finita l'attività, chiudi la porta ed entri a casa tua. Quando tu stai in un luogo di formazione con le persone che devi istruire, ci vivi notti e giorno e non fingi, non puoi fingere. Pochi hanno voglia di starci. Si trasmette la vita, non le parole. E il mio confratello formatore, quando ero a Bruxelles, che facevo la formazione missionaria prima di andare in Benin, ci diceva: non arrabbiatevi con i vostri giovani confratelli africani, non arrabbiatevi se vedete fare le cose più assurde, perché fanno quello che hanno visto fare prima dei missionari. Non vi arrabbiate mai. Ragione al 100%. Tu trasmetti la vita, non trasmetti le parole. E qui è interessante che anche San Francesco d'Assisi, nella sua regola non bollata, San Francesco d'Assisi fu praticamente costretto a scrivere una regola, perché lui diceva che se sarà bisogno di scrivere una regola, c'è tanto bene il Vangelo, no? C'è il Vangelo, ma dai, l'hanno convinto. Ma era troppe citazioni di Vangelo, no? Alla fine aveva scritto una roba come 22-24 capitoli di regola, no, è quella che passa alla storia come la regola non bollata, perché non fu approvata. Però c'è tutto lo spirito di quello che poi scrisse nella regola bollata, nella regola approvata del 1223. E in questa regola che non è stata approvata, ma che contiene tutto lo spirito poi di quella che successivamente fu approvata, San Francesco dice come i frati devono andare tra gli infedeli, tra i saraceni e gli infedeli. Con questa espressione Francesco d'Assisi intendeva i non cristiani. E guardate che questo capitolo 16 della sua regola è emblematico di un atteggiamento fondamentale di un essere missionari che era già nel 1200. Noi adesso queste cose le diamo per scontate, ma San Francesco le diceva nel 1200, in un contesto in cui, nella convinzione che chi non era battezzato andava all'inferno, toccava battezzare a tutti i costi, quello spruzzata d'acqua benedetta, toccava farlo a tutti i costi perché c'era questo santo zelo che sennò quello si dannava. Quindi, a voi che sembra scontato, vi dico che questa cosa Francesco l'ha detta nel 1200. Diceva: i frati che vanno tra gli infedeli possono comportarsi spiritualmente in mezzo a loro in due modi, cioè due modalità di essere missionari. La prima, un modo è che non facciano liti o dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani. Cioè, questa è la traduzione in quasi letterale di quello che Gesù dice: andate a due ed annunciate la pace. Cioè lui dice: andate, non fate dispute, vivete da fratelli e se ve lo chiedono dite di essere cristiani, punto. E questo è l'essenziale, questo è l'essenziale. E poi aggiunge:
L'altro modo è che quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola di Dio perché essi credono in Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.